Dopo la dura alle sentenza armi emessa dal Tribunale di Locri, che lo definiamola ha così. condannato a 13 anni Eravamo e 2 mesi di rimasti reclusione, Mimmo Lucano ha voluto illustrare in conferenza stampa il ricorso al processo Xenia insieme ai suoi avvocati Giuliano Pisapia e Andrea D'Acqua. L'ex sindaco di Riace, dunque, continua la difesa di quello che può essere considerato un modello di accoglienza. In molti hanno visto una forte contrapposizione tra il modello Riace e le politiche adottate dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, ed i tentativi di strumentalizzazione politica sono stati tanti. La vicenda ha da subito ovviamente spaccato l'opinione pubblica e la sentenza della magistratura ha fatto senz'altro discutere, così come farà discutere la futura sentenza, anche se il contesto politico intanto è decisamente cambiato. In primo grado a Lucano è stata attribuita la colpevolezza di presunti illeciti commessi nella gestione dei migranti e tra i capi d'accusa vi è anche l'abuso d'ufficio, una pena, quella disposta dai giudici, quasi doppia rispetto a quella richiesta dal pubblico ministero di 7 anni e 11 mesi. All'evento erano presenti in collegamento video anche padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, ed il senatore Gregorio De Falco, entrambi vicini alle posizioni di Lucano.